Buongiorno, io sono Marco, Mary. Noi siamo in Camper con Musica e ti invitiamo ad iscriverti e attivare la campanella. Abbiamo anche il gruppo Telegram, quindi ti conviene iscriverti nel link sotto. Ci troviamo a Oktoberfest. Veramente siamo a Monaco, no, di Baviera. Siamo alla alla festa più importante del mondo, della sacra bevanda del luppolo, ovvero la birra. Vogliamo portarti con noi a visitare l'Oktoberfest del 2023. Ovviamente in camper. Iscriviti e seguici sui nostri canali social. Prima di cominciare a farti vedere l'Oktoberfest, intanto ti spieghiamo come funziona velocemente il discorso camping. Possiamo andare? Agiremo dopo, dai. Ti spieghiamo un attimo. Allora, il campeggio è prenotabile online e quindi non è proprio buon mercato. Diciamo che noi abbiamo speso una novantina di euro, due notti concorrente, quindi tanto vedi un po' di immagini com'è. Si trova nel piazzale della fiera e all'ingresso arrivi con la prenotazione, ti fermano, devi portare tutti i documenti delle persone con cui viaggi, perché il discorso che, questo l'abbiamo scoperto dopo, puoi prenotare il campeggio e puoi dichiarare quante persone arrivano, nel senso che la prenotazione è per due. Poi quando arrivi qui porti tutti i documenti e saldi se ci sono persone in più e quant'altro. Poi ti lasciano un foglio, entri, un addetto ti accompagna, ti piazzi e hai risolto il problema. All'ingresso trovi dei chioschetti dove danno la birra, vendono la birra, c'è un ristorantino, fanno un po' di baccano. E poi da qui bisogna prendere due pullman, due metro, e raggiungere il luogo dove si svolge la fiera. Ok, lo flippo perché hanno fermato un ragazzo che ha lo zaino, gli ha detto che è troppo grande e non può portarlo dentro, e da quel che ho capito c'è dei posti dove lasciarli, può essere. Infatti noi non abbiamo portato tutta l'attrezzatura per fare il video perché avevo paura che mi bloccassero, infatti io cose piccole. €3,50 la birra. Mary. Hola, hola, buongiorno. We'll be right back.
Allora. Abbiamo terminato il giro all'Oktoberfest. Sentite che bella voce sentite che abbiamo. La mia, sentite. Allora, bella. Qualcuno ha chiesto delle informazioni durante la giornata. Ovviamente, noi la seconda parte del video la stiamo girando. L'abbiamo girata la mattina nel campeggio. Allora, diamo qualche informazione tecnica su come funziona. Per chi vuole venire la prima volta, poi c'è gente che è già venuta, come chi vuole venire la prima volta all'Oktoberfest. Allora, noi abbiamo pernottato al campeggio che aprono alla fiera. Devi prendere da qui, i costi purtroppo ti diciamo quest'anno costa 40 più 5 euro di corrente e a notte per due persone. Le persone aggiuntive le paghi direttamente qua oppure in prenotazione, però visto che non sappiamo il prossimo anno il costo è un dato relativo. Allora, da qui ci sono, devi prendere due metropolitane, la U2 e poi la U5. Praticamente scendi dalla U2 e te la trovi di fronte, la 5. A parte che c'è talmente tanta gente che vai, segui la massa e stai tranquillo. Noi abbiamo passato praticamente tutta la mattinata, primo pomeriggio, nel padiglione dell'Agustina, come hai visto nelle immagini che scorrevano, e lì deve essere una tua scelta cosa fare, perché è immenso, ci sono i padiglioni di tutti i birrifici accreditati, quindi Spaten, Agustina, Polaner, HB, ci sono altri mini chioschetti in giro, roba da mangiare, da bere, ce n'è, insomma, c'è di tutto. Non stiamo a raccontarti che cos'è l'Oktoberfest, però per i camperisti è secondo noi è buono questo campeggio, non è a buon prezzo, però hai tutti i collegamenti, tra l'altro anche qui c'è anche da far festa. Far festa, sì. Quindi, prima di tutto iscriviti al canale, attiva la campanella, seguici sui canali social e anche iscriviti al nostro canale Telegram, dove mettiamo notizie, informazioni e tante curiosità e tante cose nuove che usciranno nei prossimi mesi. Quindi ti ringraziamo, speriamo di vederti, di andare insieme il prossimo anno all'Oktoberfest qui da Monaco di Baviera.